Bentornati ad un'altra puntata di Lex and Love in tempo sospeso, la parola della settimana. Quella di cui ci occupiamo oggi è per me un'espressione importante perché è l'oggetto della mia tesi di laurea. Parliamo infatti di audizione protetta. Voglio fare una premessa semi-nostalgica che certamente mi perdonerete, ma che è anche interessante per inquadrare un po' storicamente l'istituto di cui stiamo parlando. Io mi sono laureata nel 1993 con una tesi in diritto processuale penale comparato, una materia quindi multidisciplinare nella quale si studia la procedura penale, cioè come si svolge un processo penale, però mettendo a confronto le legislazioni di vari paesi. Nella specie, io mi stavo laureando in procedura comparata, dei paesi di common law, quindi dell'area dell'Inghilterra, degli Stati Uniti. Ma questa singola materia che assieme al mio correlatore, che è l'avvocato Andrea Cingano, scegliemmo, in realtà ci fece capire che non soltanto i paesi di quella zona del mondo cominciavano a studiarla e metterla in pratica, ma ce n'erano anche altri come Israele e la Francia che si muovevano in maniera sperimentale. Di che cosa si tratta? È lo studio di protocolli e di metodiche messo a punto non soltanto, scusate, da giuristi, ma evidentemente anche da altre branche del sapere, in particolare la neuropsichiatria infantile, la psicologia e quant'altro. Sono delle metodiche che vogliono evitare quella che si chiama vittimizzazione secondaria, ossia tendono a proteggere il testimone vulnerabile, quindi in prima battuta il minore d'età, nei confronti di tutta una serie di usi, costumi, procedure assolutamente consentite e in uso da moltissimo tempo all'interno del procedimento penale, come il controesame per dirne una, che però su determinate materie e su determinati soggetti possono avere l'esito infausto, certamente da evitare, di impaurirle, spaventarle, soprattutto di far rivivere in maniera traumatica, un evento, fatto, una condotta di cui sono stati soggetti passivi e la cui rivisitazione, se non condotta con le dovute cautele, può avere nuovamente effetti deleteri, non soltanto in termini di ricordo, ma soprattutto se l'interrogatorio viene svolto in maniera particolarmente attiva, diciamo così, quindi con domande poste magari in maniera aggressiva o domande anche tese un po' a screditare il testimone. L'audizione protetta si svolge quindi anzitutto in un ambiente protetto, quindi sono state create delle apposite sale sia nelle questure sia nei tribunali nazionali. Tenete conto che quando io mi sono laureata non esistevano questi setting specifici. Io ricordo di aver intervistato il dottor Piero Forno, che era all'epoca magistrato dell'ufficio del pubblico ministero di Milano, che aveva svolto la prima audizione protetta d'Italia, ma con un'applicazione molto particolare di una norma sull'esame a domicilio che certamente in quel momento viveva questo attimo di modernizzazione, ma era nata in tutt'altro modo. Via via poi, soprattutto grazie a determinate associazioni, anche femminili, in particolare femminili, si sono allestite queste stanze che hanno la particolarità di essere divise a metà. Da una parte c'è un vetro unidirezionale, cioè che chi sta dalla parte del testimone vedrà uno specchio e dall'altra parte invece ci sono tutti gli altri protagonisti del procedimento penale, quindi il pubblico ministero, l'imputato, il cui incontro va evidentemente evitato con la vittima, gli avvocati e quant'altro. Chi va invece assieme al testimone e gli rivolge le domande è il giudice
e viene accompagnato da un esperto in psicologia, neuropsichiatria infantile che lo aiuterà, soprattutto quando la vittima è particolarmente giovane, a entrare nei concetti con un linguaggio molto semplice, eventualmente anche utilizzando bambole, sabbie, disegni e quant'altro. Prima di questa audizione protetta, fatta in questo modo molto particolare, è possibile svolgerne un'altra in questura, appunto negli uffici di polizia, e lì invece non sono presenti gli altri soggetti, ci sarà soltanto il poliziotto o la poliziotta che interroga, accompagnato dalla psicologa. Soltanto il primo tipo, cioè quello che vi dicevo essere svolto alla presenza di tutti i protagonisti del processo, che si svolge con incidente probatorio, ha la caratteristica di anticipare tutte i connotati di un vero e proprio esame dibattimentale, e quindi in questo caso può evitare, anzi evita alla vittima di dover essere nuovamente reinterrogata. Alla prossima e grazie come sempre della vostra attenzione.